siamo con Emilio Boccalini, presidente di Taxi Blu 4040, presso la loro sede. Dunque, la situazione delle strade a Milano per chi le percorre tutti i giorni. Parliamo di buche, se ne è sentito parlare tanto a Roma, ma forse anche questa città non ne è esente, e soprattutto l'attenzione alle corsie privilegiate per i taxi. Per quanto riguarda le buche, siamo in presenza di un piano fatto dal Comune nel mese di giugno, in cui ha dato una lista di vie che sarebbero state oggetto di intervento nei mesi successivi. Di quei dei lavori che avevano pronosticato, che avevano previsto, in realtà ne hanno fatto sino al 10-15%. Oltretutto lavori fatti tutti nelle zone centrali, quindi hanno, come al solito, tralasciato le periferie, e questa cosa qui ci mette in grossa difficoltà, perché non sono ancora cominciate le grandi piogge, ma come comincerà a piovere, come è successo l'anno scorso, avremo le strade piene di buche, con difficoltà per andare con le macchine, problemi sulle sospensioni e quant'altro. Quindi diciamo che c'è una scarsa attenzione soprattutto nelle periferie per quanto riguarda le buche e la viabilità. Per quanto riguarda invece la viabilità dedicata, hanno preso dei provvedimenti ultimamente per quanto riguarda le isole per il tram, per scaricare i passeggeri, e anche sul ponte di Farini, che sono incomprensibili. Hanno ristretto completamente Piazza della Repubblica, allargando in maniera smisurata la pista ciclabile. È chiaro che se tutta questa cosa è in un piano di intervento come quello dell'area B, che tende a diminuire le macchine aumentando l'offerta di mezzi pubblici, è un discorso che ha un senso. Ma se si parte da restringere per i mezzi pubblici, per il trasporto pubblico non di linea, la viabilità diventa un problema, non tanto per i tassisti, perché comunque quando hai sul cliente il tassametro gira, ma quanto per i clienti, per la popolazione, perché hanno un disservizio pagandolo di più. Avete criticato soprattutto la non omogeneità delle misure in diverse aree di Milano, la non congruità dell'una con l'altra, che rende ulteriormente difficile il vostro lavoro. Sì, perché abbiamo notato che gli interventi sulle viabilità, gli interventi, ma poi sono sotto gli occhi di tutti anche gli interventi per quanto riguarda l'abbellimento urbano, vanno a macchia di leopardo, sono tutti indirizzati in zone che hanno, sì, va bene, lo fai nella zona Nuova Garibaldi, lo fai in centro, però Milano non è che finisce lì, c'è Baggio, Quarto Giaro, c'è la Comasina, c'è Niguarda, ci sono tantissime altre zone abitate da tantissime persone che hanno bisogno di mobilità e hanno bisogno di poter viaggiare su strade sicure, soprattutto per chi viaggia in motorino, per esempio, perché le buche, quando c'è un filo di acqua, non si vedono e uno rischia di trovarsi per terra senza sapere nemmeno come è successo.